un piccolo gesto può fare tanta differenza. Gli imballaggi in carta e cartone, una volta esaurita la loro funzione, possono dar vita a nuovi prodotti. Perché questo accada, deve innescarsi un meccanismo virtuoso ed il primo anello della catena sei tu. Separa correttamente carta e cartone e mettili negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Cosa puoi mettere nella raccolta differenziata di carta e cartone? Scatole e scatoloni, confezioni in cartone e cartoncino per giocattoli e abbigliamento, scatole delle scarpe, sacchetti di carta, vaschette e scatole in cartoncino per alimenti, cartoni per bevande, latte, succhi, sughi, porta uova, cartone della pizza senza residui di cibo, giornali, quaderni e riviste senza parti adesive di metallo o di plastica. Ricorda di ridurre il volume e di non inserire sacchetti di plastica. Hai delle domande da porgere in merito alla raccolta differenziata? Scrivici al numero 370-366-7210. Ti daremo tutte le risposte.